Salve ragazzi, sono Arcadin Hammer, benvenuti sul mio canale. Oggi facciamo la tier list, come ho fatto di altri registi, di Sam Raimi. Ho portato qua un sacco di gente: Sergio Leone, Nolan, chi era Tarantino, Nicole. Ve ne metto 3-4 in alto, o comunque c'è la playlist sul canale. Allora, andiamo a parlare di Sam Raimi. Appena uscito l'ultimo film, Dottor Strange nel multiverso della follia, e quindi mi ricollego a tutti. Come funziona questa tier list? Ci sono quattro categorie: super, top, ok, me che spreco, sono 5. Super sono capolavori, top grandissimi film, ok, film nella media, me 5 sul 5 che spreco da 3 e mezzo 4 e no senso 2. Cioè, una roba veramente imbarazzante. È una tier list soggettiva e oggettiva, in parte. Spiegherò dove è oggettivo e dove è soggettivo. Prima di partire, questa volta dal basso, sono 15 film. Direi di parlare un po' brevemente di cosa penso di Sam Raimi, poi andiamo nello specifico con i vari film. Penso che Sam Raimi sia un ottimo regista, davvero con talento, con creatività. Nel decostruire certi generi, in lui è molto forte questa dicotomia fra l'ironia e l'orrore, che è sempre uno dei capisaldi del suo cinema. Creatività a livello di angoscia, c'è cioè sicuramente grande tecnica. Lui ha un problemino fino al 2000 con la CGI perché vuole strafare. Un po' come Lucas nei prequel di Star Wars, e non ha capito che invecchia malino poi la CGI. A un certo momento ci sono film come Darkman, ecco per esempio, che è veramente brutto. E diciamo che Raimi non è però un regista molto versatile, perché sa fare molto bene l'horror e il drammatico di un certo tipo. Anche in parte supereroistico. Gli altri generi, quando vuole andare sul dramma puro, magari sulla commedia pura, sì e no. Sì e no. Il film d'animazione non è proprio almeno per un certo standard. Lui è molto più sull'orrorifico. Infatti, funziona spesso l'horror nei suoi film, a prescindere dal genere. Quindi è un artista che apprezzo, ma fino a un certo punto. Diciamo solo questo. Quindi partiamo dal basso, dall'ultima categoria, ovvero No Sense per il quindicesimo e il quattordicesimo posto. Piccola nota a margine, mi sto rendendo conto che la mia linea fa schifo, però sono una persona molto saggia e furba, quindi ho registrato l'audio da una parte, il video va a scatti, ma non mi interessa granché, l'importante è che mi sentiate, ok? Quindi non vi preoccupate perché sentirete comunque, perché ho l'audio preso da un'altra parte, sono furbissimo. Quindi ritorniamo alla nostra No Sense. Con i due film che ho appena citato, ovvero Il gioco d'amore e Drag Me to Hell. Oh mio Dio, qua Drag Me to Hell! Ma andiamo con calma. L'ultimo posto va chiaramente a Gioco d'amore, si chiama così, For Love. Of the Game 1999, Kevin Costner, film imbarazzante sotto tutti i punti di vista, il peggiore, ed un voto bassissimo ora, perché è imbarazzante. Vi spiego perché. Di che cosa parla? Della storia di questo giocatore di baseball che si sta ritirando, sta mettendo la mazza da baseball al chiodo, un po' come le scarpette. Cosa succede? Che c'è questo film di 2 ore e un quarto, questo drammone su Kevin Costner che ricorda il suo passato e le sue delusioni, i suoi fallimenti, però non è un, diciamo, biopic drammatico, drammone coinvolgente, perché essenzialmente vediamo lui che fallisce, fallisce continuamente e c'è sempre la faccia di Kevin Costner monoespressiva. Mi pare lui stesso venne nominato ai razzi di quell'anno perché è un film lento, noioso da far schifo. La cosa peggiore è che Raimi non è il suo genere, si vede perché qua non ci può mettere i momenti horror, è l'unico film dove non può mettere i momenti horror e diciamo attraverso un montaggio
alternato in più tempi, cerca di fare il furbo, di mischiare un po' le carte in tavola. Ma essenzialmente è un film che racconta del nulla, abbiamo poco spazio, pochi momenti sulla sua vita privata che poi sono molto banali. Ci sono intere sequenze dove lui fa cose, ed è un film bruttissimo anche per la regia di Raimi, che non riesce a essere molto coinvolgente, lo posso dire. Proprio zero. Non so, era costretto a farlo sto film? L'ha scelto lui? Non ne ho la minima idea. Film terribile, 15° posto. 14° e qua c'è da dire, Drag Me to Hell, 2009. Nonostante siano passati del tempo rispetto agli Spider-Man con la CGI abbastanza buona, fa cagare il cazzo sto film, eh. Brutto, brutto, brutto. So che è un cult, amatissimo, tutto quello che vi pare. Lo capisco, ma devo dire che il mio 14° posto è leggermente meglio di Gioco d'amore, perché almeno si è impegnato a creare delle situazioni, va bene, ma non si può guardare, per me è una cosa molto molto imbarazzante. Diciamo che Drag Me to Hell ha tutte le caratteristiche dell'horror moderno, quello che mi fa proprio schifo, ovvero banalissimo nella storia, diversi jumpscare, personaggi poco intriganti, brutta CGI, non mi ha fatto ridere, mai. Poi la cosa è che forse il punto che lo rende ancora peggio è questa critica molto scialba, molto populista, molto poco approfondita della questione del capitale, che a me dà sempre molto fastidio. Tu vuoi fare una bella critica ai ricchi, fai come i film di Leone, funziona bene, o come tantissimi artisti sovversivi, ma non farmi la solita lezioncina morale da quattro soldi che si trova su Facebook. Mi dà fastidio, considero che è Sam Raimi che ha dimostrato di saper dire tanto su questo argomento. La CGI fa schifo, la regia un minimo si sente, per carità, va bene, però il film è noioso da far schifo. La protagonista è detestabile. Lo so che forse nelle intenzioni del film dire ok, vedi la nostra protagonista che alla fine fa una brutta fine, quindi ho capito il senso, ma non funziona. Mi sembra l'horror di serie B, che è la parodia del cinema di Raimi fatto da Raimi stesso. Anche la vecchia è un po' inquietante, fa più schifo che altro, c'è delle scene abbastanza anche cringe. Non mi è piaciuto affatto, non mi ha divertito, non mi ha intrattenuto. E capisco che sia un film leggero, ma non è il film che fa per me. E credo che abbia anche dei grossi difetti, a prescindere, perché è una sceneggiatura molto approssimativa. Andiamo avanti con la prossima categoria. Come avete visto, in Che spreco abbiamo un solo film, ovvero al 13° posto Darkman, di cui Raimi ha annunciato un remake nei prossimi anni sulla scia del successo di Doctor Strange. Lo spero proprio che faccia un bel remake di sto film, perché è una merda. Scusate, perché lo metto 13°. Allora, parliamo un attimo di questo Darkman. Lo voglio scusare in parte per la CGI, perché è 1990, ma fino a un certo punto, perché tu guardandolo ti devi rendere conto che non funziona. Ma lasciamo perdere la CGI. Intanto ha un merito Darkman negativo. Ha introdotto per la prima volta Liam Neeson con "vi faccio il culo a stelle e strisce", cioè lui che si vendica di che cosa fa e cosa non fa, no? Tipico alla "io vi troverò". Ho controllato ed è più o meno qui, perché c'è un Liam Neeson molto giovane. È un cinecomic, fra virgolette, simil cinecomic, dove c'è questo scienziato che si deve vendicare, per cui entra in contatto con una sua scoperta scientifica, in cui diventa una via di mezzo fra Batman, il punitore, Daredevil, cioè tutto un bel mischione di personaggi cupi della DC e anche della Marvel. Mischione un po' sì il fantasma dell'opera, ma è più Batman con il punitore, c'è il rampino a un certo momento. Comunque il film ha anche un'idea interessante dietro, cioè che lo scienziato che si vuole battere per il mondo poi venga tradito dallo stesso mondo, venga
escluso dalla felicità, lui stesso si allontana, con una scena finale che è anche interessante, non faccio troppi spoiler, però rimane il fatto che è una trashata senza tempo, rimane il fatto che la storia fino a metà ha un'evoluzione per questo protagonista, da metà in poi sono solo mazzate, la scena finale, lo scontro, diciamo, uno dei villain è veramente brutto, è veramente... Ecco, se fosse uscito oggi sarebbe finito su Netflix e sarebbe preso per culo da tutti. Sicuro, mi gioco la testa. E invece, siccome è del 90 e di San Raimi, glielo facciamo passare. Film è quello che è. C'è una Frances McDormand qui, eh. Liam Neeson, Frances McDormand. Pazzesco, sprecatissimi tutti e due. Comunque, quindi, 13° in Che spreco. Darkman, spero che il remake sia bello. Il film dura anche poco, per carità, ma perché non racconta niente? Poi vedere lui che fa Batman è no, anche no. Forse la parte, i primi 20 minuti sono simpatici, dopo no. Ho capito di OP Cupa, tutto quello che vuoi, ma vai sul parodistico, vai sulla casa 2, cioè, il livello è un po' quello. Andiamo avanti, categoria me. Abbiamo due film. Al 12° posto, primo della categoria me, abbiamo Spider-Man 3, il bistattato Spider-Man 3. Perché l'ho messo qui prima dell'altro che avete visto nelle slide, dopo, cioè l'altro che avete visto nelle slide, perché Spider-Man 3 l'ho rivisto da poco, non è male, è un buon film teoricamente, però è stato già detto e ridetto quali siano i problemi. Innanzitutto, troppi villain. Fammi solo l'uomo sabbia, allora è interessante. Non mettermi Goblin, il nuovo Goblin, scusami. L'uomo sabbia e chi cazzo era il terzo? Un altro che non mi ricordo. E Venom. Sono troppi. Poi ci sono quei momenti iconici dove si decostruisce, sì, Peter Parker, ma lo si fa perdendo il controllo, citando Doctor Strange, della produzione, perché non abbiamo più troppa coerenza interna come era nei primi due Spider-Man. Nel terzo Raimi non ha avuto il controllo, come detto, quindi ci può stare che si fallisca. Il film è ancora guardabile, simpatico, la prima metà soprattutto. Maguire qua con il suo Spider-Man spreca tanto, perché si voleva dare una certa direzione ma si finisce per essere nel cringe. Ecco, è un film invecchiato male, dura forse un po' troppo. Tutto sommato è guardabile, come detto, ma non mi entusiasma sicuramente. L'uomo sabbia avrebbe dovuto avere un focus sicuramente maggiore, perché è davvero interessante. La regia di Raimi si sente, mi piace un sacco quel costume nero. La CGI qua non è male, la scena della chiesa è fighissima. Ecco, l'idea di Venom a me piace come inserito, però non lo fa bene e c'è un sacco di fregna. Però questo non va nel voto definitivo, però soggettivamente non mi dispiace. Più oggettiva la colpa che do al film rispetto a quella soggettiva. E all'undicesimo posto abbiamo The Gift del 2000 con Kate Blanchett, questo thriller che ha poco, diciamo, del genere horror che ha creato Raimi nella parodia. È un po' più serioso, non mi dispiace, perché c'è Cary Blanchett che è una sensitiva, che ha delle visioni e viene coinvolta in un omicidio, quindi un mezzo giallo. Ecco, il giallo è pessimo, perché poi a un certo punto ti viene svelato chi è l'assassino, non c'è troppa costruzione. La Blanchett è bravissima, è bellissima, però il film non si può reggere solo su di lei, non è abbastanza intrigante secondo me, anche se la regia e la fotografia fanno un bel lavoro. È un peccato, mi dispiace. Andiamo alla prossima categoria, ok, che ha un sacco di film. Siamo nella categoria ok, 6 film. Qua devo andare a leggere qual è il peggiore, diciamo. Sono tutti film comunque decenti. E Oz, sì,
Oz, il mago di Oz, no, il grande e potente Oz 2013 con James Franco e Rachel Weisz, eccetera, eccetera. Ho trovato questo film discreto, sono arrivato fino alla fine, abbastanza tranquillo, film della Disney, chiaramente, qua Raimi, qua non siamo nell'MCU, ma siamo proprio nella Disney, è un classico Disney, mi pare, e non poteva fare troppo, però comunque il suo ce lo mette. È un film abbastanza carino, a livello visivo funziona, convincente, arriva al punto, è una storia che conosciamo a memoria, vuole un po' ribaltare un paio di cliché, almeno ci prova, ci illude di farlo, molto bravo James Franco, questo ruolo dove è un cialtrone, ecco, ma dal buon cuore. Questo mi ha convinto, bei momenti intimi fra i vari personaggi, funziona bene, Rachel Weisz è un po' sprecata, onestamente. C'è Mila Kunis che fa Mila Kunis, molto molto bella. Ecco, si poteva fare un focus sulla seconda parte del film, che è la parte più debole, però tutto sommato è un buon film. Poi, che cosa abbiamo? Nono posto, sì, Pronti a morire. Qua dirò pochissimo, ho fatto una recensione da un'ora fa, ne ho fatta una breve di 9 minuti, quindi vi posto qua in alto nelle schede. Beh, comunque vi dico in breve, un minuto, un film tutto sommato buono, che funziona e con bravi attori, che però omaggia troppo altri autori. Raimi fa poco il suo cinema, mi fa vedere poco della sua creatività, quindi mi è piaciuto, ma ni, ecco, mettiamola così, però oggettivamente è un bel film, ecco, possiamo dire così. Ottavo posto, Soldi sporchi. Questo è l'ultimo film che ho visto prima di fare questa tier list. Soldi sporchi racconta una storia di per sé banale, che però ha degli spunti simpatici nel senso interessanti, perché parla di tre personaggi molto distanti uni dagli altri, perché abbiamo questo nostro protagonista di cui non ricordo il nome minimamente, comunque il buono, diciamo così, che è un padre di famiglia, una brava persona, e altri due che sono due persone disoccupate, ecco, che trovano 4 milioni di dollari. E allora Raimi sfrutta questa cosa per distruggere un po' l'idea della borghesia e dei valori della borghesia. È interessante, lo spunto c'è, mi piace, anche trattato abbastanza benino. Il problema è che il lato tecnico non mi ha fatto impazzire, e neanche gli attori. Di solito Raimi li sceglie bene, qui sono poco incisivi. Il lato tecnico è abbastanza nella media, non ha degli spunti. Si poteva giocare, nonostante la storia non sia horror, si poteva giocare con degli echi angoscianti, con una messa in scena di un certo tipo. Invece qua va proprio sul facile, Raimi fa il suo compitino a livello tecnico, non mi ha convinto, si vede che non è una storia per lui, perché ci poteva mettere qualche, non lo so, qualche, non visione, però dei momenti surreali che facessero vacillare il protagonista, invece no, è tutto molto troppo semplice. Ecco, è un film alla Eastwood, vogliamo dire, sarebbe stato perfetto per Clint Eastwood, perché lui è uno molto naturale, quotidiano. Per Raimi, no. Ecco, quindi il film è di per sé, ha una storia interessante, ma la messa in scena, gli attori non mi hanno convinto tantissimo, e poi c'è questo finale, forse un po' didascalico, dove si condanna proprio i soldi, no? Se tu hai in mano, solita storia, il capitale, non importa se 5 euro o 4 milioni di euro, sei condannato. Non si capisce bene perché, ma sei condannato. Cioè, non puoi gestirli bene questi soldi, devi sempre finire malissimo, con gente che muore, tu che soffri. Vabbè. Comunque, settimo posto per La Casa 2. Arcadin, sei pazzo? Evil Dead 2, Dead by Dawn dell'87, cult pazzesco, la trilogia della casa, una delle cose più belle mai viste. No,
perché la casa 2, e parlo solo della casa 2 perché gli altri due mi sono piaciuti, è quell'horror che soggettivamente a me non piace affatto. Mi ha ricordato un po' Drag Me to Hell, che era penultimo, poi ha fatto benissimo, per carità. C'è Bruce Campbell che fa cose con la motosega, va bene, ok, finale spiazzante, tutto quello che vi pare, però no, non mi piace quella parodia, perché se nel primo la casa c'era grande pathos, grande tensione, grande angoscia, nel secondo è tutto reso in modo cinepanettonesco. Non mi sta bene, non mi piace, e questo sarà molto breve. È proprio il tono del film che non mi piace, però è sicuramente un film girato bene. Sesto posto per Crime Wave. Ok, il suo secondo film, conosciuto con I due criminali più pazzi del mondo, dell'85. Ora, è stato molto criticato giustamente, perché è scritto dai fratelli Coen, è un film che osa tantissimo. Ecco, vi ricordate quando dissi di, che ne so, che cos'era? Gioco d'amore e soldi sporchi, che era un cinema che non apparteneva a Raimi. Ecco, questo film, Crime Wave, invece osa tanto, è discreto, per carità è un film discreto, fatto bene, ma non è che mi faccia, che mi colpisca per i meriti oggettivi, più soggettivi, perché è un Raimi che ancora osava tanto con poco budget, c'è ancora Bruce Campbell, e fa una parodia, però molto creativa, del noir classico, omaggia, ma lo reinventa anche Brasil, ecco, di... C'ho un buco di memoria, Brasil di... Avete capito? Ah, Gilliam, ok, ora mi è venuto in mente, omaggia il surreale, il fantascientifico, chiaramente col tono di Raimi, che è sopra le righe da far schifo, va bene, però tutto sommato è un film che mi ha colpito, è simpatico, è un film che tu pensi, sì, è un autore che rischia, e infatti è il suo secondo film, non lo fa sicuramente a fine carriera un film del genere, un film molto corto, quindi non è neanche così impegnativo, inizia e finisce con un cortocircuito, una sorta di loop, mi piace, quindi è promosso con questo sesto posto. Quinto posto, Spider-Man 1, il primo Spider-Man a cui sono molto affezionato, soggettivamente uno dei miei preferiti di Raimi, ma oggettivamente rivisto oggi è un po' infantile, puerile, adolescenziale nella prima parte, perché il film si divide in due tronconi. La prima parte, Spider-Man con Mary Jane, no scusate, con... come si chiama Spider-Man? Oh, puttana troia. Peter Parker con Mary Jane nella prima parte e Spider-Man contro Goblin nella seconda. Ecco, la prima è di grandissimo valore, uno dei cinecomic più importanti della storia, che negli ultimi 20-25 anni. Mentre nella prima, ecco, risente che nel tempo non ha questo gran valore, anche se la messa in scena è bellissima, ottime musiche, funziona benissimo e voi lo sapete meglio di me. Quindi lo metto come quinto posto, sì. Andiamo nella top, dove ci sono gli ultimi quattro, non c'è nessun super. Cioè, secondo me Raimi non ha fatto nessun capolavoro. Quindi forse voi avete già indovinato come l'ordine, o almeno i nominati. Andiamo. Eccoci qua, top. Beh, è molto semplice. Quarto posto, L'armata delle tenebre. Army of the Darkness, 1993. È un film che ho apprezzato perché è la via di mezzo fra il primo e il secondo. Perché il primo è molto bello, molto cupo. Ironia ce n'è ma poca. Nel secondo la casa ce n'è troppa. E poi c'è la via di mezzo. Nel senso che in Army of the Darkness ho amato la decostruzione del Medioevo in salsa, diciamo, pop, quindi unire il passato con il presente, quindi c'è questo
rapporto che stona lo spettatore, e dove ci sono momenti dove anche il romanzo cavalleresco viene meno, quindi l'eroe che deve fare la missione, eccetera, viene tutto girato in questa chiave ironica, che per metà ho apprezzato molto, mi è piaciuta, ma per l'altra metà mi ha un po' cringiato. Ecco, anche qua la CGI non proprio eccellente, ma la voglio scusare perché siamo nel 93. Però uno dice, ma scusa Arcadi, non hai scusato Darkman del 90? E infatti è una via di mezzo fra lo scusare quella CGI e non accettarla, perché Raimi poi spinge tanto sull'essere eccessivo, come se volesse far ridere, per esempio degli scheletri che esplodono, eccetera eccetera. Però che belle trovate creative in questo L'armata delle tenebre, con un Bruce Campbell in effetti molto iconico, con una scena finale davvero divertente, davvero cult. Quindi un film cult, non è un capolavoro, è il peggiore dei top o il migliore degli ok. È un bel film, però c'è di meglio, ci sono i primi tre posti. E poi abbiamo terzo posto, ecco. Spider-Man 2, ma come, il miglior cinecomic? Bello, Spider-Man 2 l'ho visto, molto bello, è più coerente e più strutturato rispetto al primo Spider-Man, non c'è dubbio, attori forse più bravi, c'è un Peter Parker, Tobey Maguire, più che spinge di più sull'interpretazione, funziona, ok, va bene, bello il villain, tutto quello che vi pare, Molina, ok, però c'è un problema, detto da Matioski tempo fa. Lo cito perché per chi segue un po' YouTube sarà più facile per lo spettatore, o per chi mi segue, capire che cosa intendo. Come dice lui, sono perfettamente d'accordo, nel momento in cui Molina non c'è in scena, la storia sembra dedicarsi ad altro. Cioè, quando sparisce il villain, che è iconico, non c'è collegamento. Cioè, Molina... Octopus compare improvvisamente e la storia non sente la sua mancanza, quindi è interessante che Peter perda i poteri e poi c'è un ostacolo che è Octopus, no? Ok, ma non è un villain come, ecco, Joker di Dark Knight, dove tu lo senti per tutto il tempo anche fuori scena. Qui no, ecco, mi è un po' dispiaciuto. E questo è il punto, il grande problema. Poi il film ha delle scene iconiche, eccezionali, è un grande film, davvero, però c'è di meglio. Come per esempio, secondo posto, Doctor Strange, The Multiverse of Madness. Non dirò niente perché ho fatto un video di 50 minuti sul canale, quindi lo metto qua sopra, un film che mi ha fatto impazzire, l'ho visto due volte in fila, per 5 ore, ecco, all'uscita, quindi mi è piaciuto un sacco, andate lì a recuperarlo. E chiudiamo. Primo posto con La Casa, film di esordio di Raimi, Evil Dead, cult, quasi capolavoro per me, onestamente della storia del cinema, capolavoro però dell'horror, film incredibile, pazzesco, che riesce a concentrare tutto il cinema di Raimi, che creatività, che voglia di mettersi in discussione con pochi soldi, riesce a fare un film wow, che registicamente è innovativo, piani sequenza, l'angoscia è palpabile, giocare con gli specchi. Ecco, gli horror dovrebbero imparare da Raimi, ovvero quando hai poco budget devi inventare cose e non copiare dagli altri. Quindi La Casa sicuramente è il film migliore di Sam Raimi. Chiudo qui, non so quanto sia avvenuto fuori lungo il video, e niente, voi siete d'accordo? Qual è la vostra classifica? Scrivetemi qua sotto se non... per commentare, insomma, per fare una bella discussione. Ciao!